Serie B, il campionato degli italiani. Appassionati di calcio e non solo, bentrovati al consueto appuntamento con BNews, il notiziario web che vi aggiorna sulla Serie B. Apriamo questa edizione parlando delle curiosità del 27esimo turno di campionato. Terzo 0-0 consecutivo per il Carpi. Gli emiliani mantengono il primo posto in classifica anche se vedono ridotti a 5 punti di vantaggio sul Bologna. Per gli uomini di Castori comunque continua un percorso fantastico che ha visto i biancorossi perdere solo 2 delle ultime 20 gare disputate. Chi invece è arrivato a 5 vittorie di fila è il Vicenza di Marino, che da 16 giornate, ovvero da quando alla guida dei Veneti c'è il tecnico siciliano, è primo in classifica per rendimento grazie a una media di 2,06 punti a partita. Altra squadra reduce da un ottimo periodo di forma è l'Avellino, che a Livorno ha ottenuto la quarta vittoria di fila. Rastelli sembra aver trovato nella difesa la ricetta del successo, se è vero che i suoi non subiscono gol esattamente da 4 gare. E si stanno rivelando più difficili del previsto i calci di rigore per i calciatori del campionato cadetto. Sono infatti 5 le massime punizioni fallite nelle ultime 3 giornate su un totale di 7 tentativi. E chiudiamo parlando di bomber, perché la 27esima giornata non ha sorriso agli attaccanti più prolifici della Serie B, visto che solo 2 dei primi 37 calciatori in classifica marcatori hanno trovato la via del gol. E passiamo ora alle decisioni del giudice sportivo. Sono 14 gli squalificati, 2 turni a Pasquato del Pescara e a Falletti della Ternana, poi un turno a testa per Arini dell'Avellino, Schiattarella del Bari, Bentivoglio del Brescia, Balasa e Matute del Crotone, Cionec del Modena, Catellani e Luna dello Spezia, Meccariello e Vitale della Ternana, Sforzini della Virtus Entella e Grossi della Virtus Lanciano. È arrivato il momento del sondaggio sul gol e sulla parata più belli del turno appena concluso. Per quanto riguarda la 26esima giornata, a vincere sono stati Castaldo e Mazzoni, autori rispettivamente del gol e della parata più votati. Anche questa settimana potrete scegliere i gesti tecnici migliori dello scorso weekend manifestando la vostra preferenza direttamente sul nostro profilo Facebook. Tra i gol migliori segnaliamo 2 reti realizzate in Frosinone Pro Vercelli, ovvero quella di Guscher e quella di Castiglia, e poi il gol realizzato da Sansovini in Pescara Catania. Le 3 migliori parate sono invece quella di Zappino su Castiglia, quella di Gomis su Viaggianti e quella di Pinzoglio su Nenè. Grazie e arrivederci. Fabio, oggi presentazione ufficiale del programma 2015, vedo con piacere che è denso di appuntamenti, complimenti. Grazie per i complimenti. Sì, abbiamo presentato oggi il programma dell'attività sportiva, che prevede 5 iniziative, tra le quali il Super Mare Cross, la quinta, prevede 2 motoraduni regionali, 2 giri vespistici e il Super Mare Cross come ciliegina sulla torta, che comunque è memoria al Paolo Manfredi e Dionigi Regalino per la 18ª edizione. Quindi siamo orgogliosi di annunciare che ripresentiamo a Crotone il Super Mare Cross per quest'anno. Perché c'è il patrocinio ufficiale del CONI, è importante soprattutto per il motoclub ma anche per noi crotonesi. Ma assolutamente sì, il presidente Malagò, sulla richiesta ricevuta dal motoclub Ugo Gallo, considerata la storia, considerata... Il tuo sponsor? Considerata la storia e la tradizione di questa associazione sportiva, una delle più longeve e più attive del nostro territorio, ha ritenuto giustamente, io dico, di concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo. Io penso che gli spettasse di diritto, perché voglio dire, sottolineo, associazione sportiva a tutti gli effetti, una delle eccellenze del nostro territorio. Dobbiamo dire, affermiamo, carissimo, che Crotone si sta muovendo anche da questo punto di vista sportivo ma anche turistico. Sì, soprattutto da quando abbiamo lanciato, o per meglio dire da quando il gruppo Velico ha lanciato questo tipo di messaggio, le altre società, devo dire senza nessun tipo di invidia, mi faccio passare il termine, ha invece colto l'occasione per poter prendere la stessa strada. L'abbiamo intrapresa, siamo qua vicino a loro. Nel mio ufficio ne sono arrivati già di 7 richieste di campionati italiani e non solo nel nostro territorio, nella nostra provincia, nella nostra Crotone, quindi questo è un modo, come dicevi tu esattamente, di fare sport intanto in casa nostra, ma soprattutto poi far vedere la nostra città e fare turismo. Roberto, meglio ancora, dai a noi il piacere di intervistare un campione italiano in 2 discipline. Quali sono e quali sono i tuoi prossimi programmi? Per intanto ho vinto 2 titoli regionali, uno nazionale, beach cross su sabbia e motocross su pista. La stagione 2015 spero che sia molto più competitiva rispetto all'anno scorso, perché non,
non c'erano molti piloti iscritti all'FMI, però nel motocross eravamo tanti. Speriamo nel 2015 migliore.